Bitcoin e criptovalute, oggi la seconda parte dell'intervista con Vito Lopes del Sole 24 Ore, con lui giornalista super esperto su queste argomentazioni. Abbiamo parlato di cos'è il Bitcoin, come usarlo, perché nell'economia, come investirci, cosa fare, cosa non fare, insomma ascoltati la seconda parte della puntata con Vito che è super interessante come la prima. Se ti vuoi andare a vedere invece il video, puoi andare sul mio canale YouTube Finanza Semplice, lì trovi il video integrale con Vito. E ti ricordo che se non l'hai mai fatto di lasciare un belle 5 stelle sul Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e anche se vuoi scrivermi sotto i video del mio canale YouTube. Poi se vuoi cercarmi per chiedermi una consulenza sull'ambito bancario, finanziario, assicurativo, alfonsoselva.it, info@alfonsoselva. Ciao e ci sentiamo alla prossima. È proprio quello che hai detto, la torta, no? Ci sono gli ingredienti, ma non è che gli ingredienti li puoi buttare là così. Quanto, come vanno inseriti, come vanno gestiti, perché altrimenti saremmo tutti bravissimi a farla, sarebbero tutte uguali queste torte, ma non è così, perché se la ricetta è scritta, a parte scrivere la ricetta deve essere scritta bene, come farla, come realizzarla, come farla nel tempo, come fare manutenzione nel tempo, come raggiungere quella torta, va bene per te o serve un altro tipo di torta per te, perché magari vuoi una torta al cioccolato, sei allergico al cioccolato, cioè faccio esempio, quindi anche se è buonissima per te non va bene. E quindi sì, uno dei motivi che mi ha spinto a spingere, tra virgolette, il gioco di parole sul podcast scritto è proprio l'educazione finanziaria in questo ambito, che è ancora più, diciamo, importante da fare, visto che è un settore ancora più acerbo e potenzialmente pericoloso, anche perché ci sono tanti giovani che del concetto di torta che tu menzionavi non hanno alcuna conoscenza e sono, se andiamo a intervistarli o ad analizzare i loro portafogli, totalmente sbilanciati magari su un unico asset che sono le criptovalute, che non ha alcun, cioè contro qualsiasi principio sano di investimento, di gestione del portafoglio, anche se magari lo hanno studiato, hanno magari valutato che, diciamo, possono avere un futuro, un valore intrinseco alcune criptovalute, ma investire il 100% dei propri risparmi, del proprio capitale in questo asset è, a mio avviso, un errore grave, come potrebbe esserlo investire, comunque andare all in su qualsiasi cosa che abbia comunque un livello di rischio e rendimento elevato, insomma. D'accordissimo. Senti, abbiamo detto i vantaggi, abbiamo detto quali sono le cose positive, no? Però ci sono molte realtà che lo considerano in modo super negativo Bitcoin e i suoi fratelli, tra parentesi, che sono i governi e le banche centrali, no? Che la vedono come il fumo negli occhi. Per esempio, prendiamo l'ultima notizia: Panetta, che è un membro del board della BCE, sarà nominato nuovo governatore della Banca d'Italia e lui è contrarissimo al Bitcoin, proprio lo vede proprio come una cosa, se lui potesse lo bandirebbe da qualsiasi cosa dall'oggi al domani. Parliamo di un personaggio che è super competente, proprio competentissimo, però ha questa convinzione che secondo lui il Bitcoin è super negativo, che gli viene da essere un banchiere centrale e anche un po' da essere un governo, no? Vuoi spiegare perché il Bitcoin e le cripto sono molto invise a queste due entità? Ma sicuramente Bitcoin è divisivo, cioè divisivo perché appunto ci sono alcuni grandi nomi della finanza, anche Warren Buffett sostiene che non abbia alcun valore, che non lo scambierebbe neanche per $25 e poi ci sono alcuni che invece anche lo stesso Ray Dalio, che è un grande gestore, che comunque spesso ne ha parlato abbastanza bene dal punto di vista delle caratteristiche che prima elencavamo, cioè di potenziale hard money nel futuro o comunque di potenziale oro digitale. E quindi divide anche grandi personaggi, grandi competenze, e quindi ogni parere, a mio avviso, va rispettato, perché è un asset, è lì, è divisivo, è un esperimento, magari c'è chi pensa che questo esperimento non andrà a buon termine e quindi sostanzialmente invita a starne davvero alla larga, e c'è chi invece si sbilancia nell'ipotizzare che è un esperimento che possa acquisire
la maturità. Del resto ci sono state nell'ultima settimana anche BlackRock, Invesco, Fidelity, grandi case di investimento tra le più grandi al mondo, che hanno presentato alla Consob degli Stati Uniti, la SEC, una richiesta per quotare un ETF sul prezzo spot, cioè di mercato, di Bitcoin e non di Dogecoin, cioè di una criptovaluta. Non delle shitcoin che dicevamo prima, certo. Quindi è divisivo, cioè se analizziamo, se uniamo un po' i puntini anche tra grandi investitori o grandi personaggi delle istituzioni, c'è sempre qualcuno che diciamo è molto contrario e qualcuno che invece diciamo stupisce tra virgolette, perché si espone parlandone bene oppure presentando alla SEC l'idea, l'intenzione di quotare un ETF, quindi ci mette tra virgolette la faccia su Bitcoin. Quindi abbiamo un dato di fatto, è divisivo, i pareri sono rispettabili, e un altro dato di fatto che possiamo dire è che è evidente che diciamo una moneta che è decentralizzata per natura, per ambizione, e chiaramente può non piacere a chi emette moneta centralizzata come le banche centrali, cioè è una specie di contrasto da questo punto di vista proprio alla base, alla fonte. Però a me piace ipotizzare che la massima versione di Bitcoin, che diciamo in un futuro roseo, è quella di oro digitale, non tanto quella di mezzo di pagamento. È sì una tecnologia che consente di comprare potenzialmente, di scambiarsi valore, quindi anche di comprare degli oggetti, però la funzione principale è quella di oro digitale, a mio avviso. E quindi credo che non escludo un futuro magari molto lontano, spero di essere in vita per vederlo, perché qui parliamo comunque di qualcosa che di un percorso che potrebbe durare decenni. Comunque non escludo un futuro in cui le banche centrali, piuttosto che inserire oro nei propri bilanci o anche insieme all'oro fisico, magari decidano di inserire anche Bitcoin come riserva di valore. E in questo caso Bitcoin e le banche centrali troverebbero un trade union, tra virgolette. Nel momento in cui le banche centrali vadano a convincersi della tecnologia sottostante Bitcoin e quindi del suo potenziale come oro digitale, magari potrebbero anche decidere di inserire, come fanno oggi per l'oro fisico, una parte nei propri asset, nel balance sheet, come riserva di valore. E in questo caso non avremo più una sfida tra Bitcoin e le banche centrali, anche perché non credo a questa narrativa, cioè che Bitcoin sfiderà o ambisce a sostituire le banche centrali e quindi a sconfiggerle, eccetera eccetera. Io credo che appunto ha delle caratteristiche sperimentali che, qualora confermate nel tempo, potrebbero davvero assimilarlo all'oro digitale, e quindi in quel caso il bollino finale arriverebbe con le banche centrali, che lo inserirebbero nel loro portafoglio. Quindi ti stavo dicendo, non credo personalmente che Bitcoin, alla narrativa che Bitcoin sfiderà e distruggerà o ambisce a distruggere, a sostituire le banche centrali, ma credo che appunto potrebbe affermarsi questo esperimento, questo adolescente, come un oro digitale, e quindi magari verrà inserito in futuro anche nel bilancio delle banche centrali. Del resto, se Bitcoin è oro digitale e chi dice che andrà a sostituire le banche centrali, a mio avviso dimentica un po' la storia, perché in questo momento già abbiamo l'oro fisico e l'uomo ha già provato a agganciare le valute fiduciarie all'oro fisico, esperimento che possiamo dire che è fallito nel 1971, quando Nixon, presidente degli Stati Uniti, visto che si stampavano più dollari rispetto a quanti lingotti riusciva a garantire come riserva, decise di porre fine a questo schema di aggancio tra dollaro e oro, ammettendo l'insostenibilità di questo sistema.
E quindi se Bitcoin è un oro fisico un po' migliorato dal punto di vista tecnologico, non vedo perché dovremmo andare a rifare lo stesso esperimento che è fallito con un qualcosa che potremmo già rifare domani con l'oro fisico, che comunque mette già d'accordo le banche centrali. Ma si è visto, è un esperimento che è fallito. Ormai sono 50 anni che siamo in un ambiente monetario fiduciario dove l'oro è non più un asset che garantisce la solidità delle monete fiduciarie emesse, ma è un asset che viene inserito nel bilancio delle banche centrali, un bene rifugio, eccetera eccetera. Vito, anche perché volevo dire che pur non essendo un collegati, che no, il dollaro, l'euro, a quanto oro c'è nei forzieri, negli ultimi anni molte banche centrali hanno ricominciato ad acquistare oro per dare comunque una stabilità alla loro valuta. Anche noi, anche la Banca d'Italia ne ha acquistato molto, quindi pur non dichiarandolo, avere oro nella banca centrale è un fattore di plus per la valuta che ce l'ha. Quindi non è proprio una cosa così strana quella che stai dicendo, è che d'altra parte è più facile gestire poi un Bitcoin che proprio l'oro, perché poi l'oro va gestito, storato, controllato, insomma, cioè, comunque è vero che non è derelabile, però si può rubare facilmente, quindi sicuramente questa cosa potrebbe succedere. Senti, prima hai detto una cosa che appunto volevo farti la domanda su questo, no? Le grandi banche americane, molte hanno cambiato idea, prendi Morgan Stanley o prendi JP Morgan, che hanno detto negli anni passati, hanno detto BlackRock, hanno detto il Bitcoin è una sola, come diciamo a Roma, e poi hanno cambiato idea, invece hanno cominciato a farci lavorare i clienti più grandi, hanno cominciato ad avere delle loro diciamo branch interne che lavorano sul Bitcoin, e addirittura adesso BlackRock, che ricordiamo è il più grande gestore di patrimoni mondiali, più grande che esista, ha deciso di presentare domanda alla SEC, come hai detto tu prima, per avere un ETF che compra direttamente i Bitcoin, perché altri ETF esistono, ma sono degli ETF che investono sui future del Bitcoin, cioè è come il controllore del cioè un derivato del derivato, che è una follia pura, che è difficile da gestire, è complicato, insomma. Mentre invece vogliono BlackRock, appunto, che è il più grande gestore mondiale, vuole fare un ETF direttamente su Bitcoin. Questo cosa vuol dire? Che un gestore di patrimoni enorme come BlackRock ci crede talmente tanto da voler proporre ai suoi clienti, a chi investe i patrimoni con loro, un ETF su questo. Questo perché? Perché un conto è che io mi devo comprare direttamente il Bitcoin e devo saperne dove metterlo, come gestirlo. Un conto è mi compro un ETF che investe Bitcoin, c'ho un gestore che si preoccupa di tutto il resto, e quindi è molto più facile. E non è l'unica, perché c'è Invesco, ci stanno tantissime entità che hanno ripresentato la domanda per avere. Però in Italia questa grande cosa ancora non è arrivata. Tu ne pensi? Eh sì, perché appunto, come dicevamo, Bitcoin è divisivo, quindi non mette tutti d'accordo. Però ci sono per esempio in Germania, in Svizzera, degli ETP che sono come degli ETF, diciamo, dal punto di vista tecnico, poi cambiano delle questioni, però comunque sono tradati come azioni al pari degli ETF, che consentono oggi di investire su Bitcoin dal punto di vista con l'emittente che ne ha il collaterale fisico. Come dicevi tu, una forma più agevole che appunto consente a un investitore di non doversi preoccupare della custodia, anche del tema fiscale, che è un po' complicato, eccetera eccetera, ma voglia comunque, diciamo, replicare il percorso del prezzo del Bitcoin, garantito dal fatto che c'è un sottostante, quindi che non c'è un giorno che poi si riveli una sorta di schema Ponzi, diciamo, dal punto di vista dell'emittente che non ha il sottostante, eccetera. Quindi c'è in Germania, c'è in Svizzera, c'è comunque in alcuni paesi europei un prodotto analogo. Non c'è in borsa italiana, e sono scelte che, ripeto, rispecchiano appunto il fatto che questo asset non mette tutti d'accordo, ma secondo me anche il fatto che c'è nel percorso evolutivo di questo asset anche il tema della regolamentazione. E infatti c'è la MiCAR, esatto, la normativa europea, che è stata, diciamo, bollinata, ma che entrerà in vigore
tra 12-18 mesi, che comunque già dà un imprinting importante di volontà delle istituzioni di, diciamo, abbracciare questo settore, il settore dei crypto asset, quindi dando delle garanzie maggiori per esempio agli investitori, perché una delle cose più importanti che introdurrà questa MiCAR è appunto la segregazione dei fondi per quanto riguarda gli exchange, cioè le piattaforme che vendono criptovalute. Ricordiamo che qualche mese fa in Italia c'è stato lo spiacevole episodio di The Rock Trading, primo exchange italiano e alcuni dicono anche tra i primi nella storia delle criptovalute, perché nel 2011 o insomma giù di lì, quindi poco dopo l'invenzione di Bitcoin, è stato creato questo exchange, che però adesso ha lasciato col cerino in mano chi aveva comprato attraverso questo exchange Bitcoin, Ethereum, eccetera eccetera, e poi anziché esserseli prelevati e quindi nel proprio portafoglio personale, nel proprio wallet, li ha lasciati all'interno dell'exchange. E quindi un errore tipico che magari fa chi ha le prime armi, che non rispetta il principio delle criptovalute, secondo il quale appunto tu sei anche responsabile del tuo denaro, e quindi se perdi la password oppure se lo deleghi a qualcun altro per quella funzione di custodia, ma questo qualcun altro diciamo commette degli errori finanziari o comunque insomma fallisce, alla fine le criptovalute non ti tornano più indietro. Quindi mentre con un ETF, un ETP si risolverebbe questo problema, perché consentirebbe a chiunque di investire sul sottostante, sul tema del prezzo, quindi rinunciando al discorso di scambiare valore, cioè di trasferire tra privati quello che dicevamo all'inizio, Satoshi nella blockchain, ma comunque investire in un asset che appunto sul quale dopo aver studiato si pensa che possa avere una rivalutazione rispetto all'euro. Quindi, come dicevamo prima, spread trading tra euro e bitcoin, fatto però con la garanzia di uno strumento regolamentato. Quindi magari quella regolamentazione più andrà avanti nei vari paesi del mondo, più spingerà anche quei paesi magari un po' più scettici, tra i quali è sicuramente evidentemente in questo momento l'Italia, a valutare soluzioni diverse. È un percorso che si fa a macchia di leopardo, a mio avviso. Cioè, gli Stati Uniti in questo momento stanno dimostrando anche parecchia confusione con il governatore della rispettiva Consob, la SEC, che si chiama Gary Gensler, nel definire per esempio, a parte Bitcoin, sul quale non sembra più esserci dubbio, è stato definito una materia prima ed è quotato appunto il future che dicevi tu nel mercato delle materie prime di Chicago, ma sulle altre criptovalute c'è confusione nel definirle appunto securities, quindi prodotti finanziari a tutto tondo, oppure meno, perché se poi vengono definite securities, la Security Exchange Commission, cioè la SEC, dovrebbe metterle sotto il proprio controllo. E quindi e questo è un altro tema molto importante che ci spinge una volta per tutte, ancora una volta, a distinguere, quando parliamo di criptovalute, tra Bitcoin, che è un mondo a parte, e il resto, che va analizzato e all'interno del quale si salvano potenzialmente pochissimi progetti e la maggior parte non hanno valore e o sono delle truffe. Questo va sempre detto a chiare lettere. Però chi generalizza e dice Bitcoin e le criptovalute sono tutte truffe, forse diciamo commette un errore di imprecisione, perché Bitcoin tutto gli si può dire che magari è un esperimento che inquina, anche lì però se ne può parlare. Adesso poi ne parliamo, infatti ti volevo fare una domanda però su questo. Non è nato per essere una truffa, e a conti fatti non è in questo momento una truffa, a mio avviso. Quindi no, sono d'accordo con te, che penso che dopo la MiCAR, l'approvazione, l'implementazione, perché poi è una legge europea, non è che è una legge francese, inglese o tedesca, europea, e quindi questa regola varrà per tutta Europa. Sicuramente anche in Italia piano piano le banche e anche altri operatori fintech
avendo delle regole certe, perché quello è quello che serve al mercato, avere delle regole certe che diano certezza a chi ci investe, certezza ci investe nel senso che fa questo mestiere, e a noi risparmiatori, investitori e consulenti di essere sicuri che quella cosa è sicura per chi, per le persone a cui la vogliamo consigliare. Perché poi ci dato BlackRock, ma ci diamo FTX, che molti magari si ricordano purtroppo che ha rubato, perché hanno praticamente rubato tantissimi soldi in criptovalute alle persone. Molti sui giornali hanno scritto: Bitcoin, hanno truffato la gente con i Bitcoin. No, perché chi li deteneva, invece di segregarli, cioè di non mischiare il patrimonio proprio con quello dei clienti, è come se una banca prende i soldi dei clienti e ci comincia a fare quello che gli pare, ci comincia a vendere, a comprare, a investire, cioè, e poi alla fine sbaglia e se ha bruciato i soldi di tutti i clienti. Non si può fare. I fondi di investimento sono segregati rispetto a tutti, è tutto gestito a comparti stagni, in cui viene, c'è il controllore del controllore del controllore, perché ci sono tre controllori diversi. Mentre invece fino a poco tempo fa l'exchange faceva lo scambio, il deposito, e investiva per se stesso, e poteva, e nessuno controllava che queste cose fossero separate. E quindi FTX e BlackRock e altri hanno fatto questo, cioè hanno preso i soldi dei clienti e li hanno fatto quello che volevano, e poi se li sono rubati. E questo è successo. Sì, infatti, cioè, le criptovalute sono, ripeto, il Bitcoin in particolare, incarnano il principio della decentralizzazione, del trustless, cioè di non doversi fidare di qualcuno, perché prima o poi questo qualcuno nella storia, quando si è trattato di moneta, ha sbracato, gli imperi romani eccetera eccetera l'hanno inflazionata, e quindi anche le banche agli albori delle banche hanno fatto queste cose, quando non erano controllate e segregate, perché c'era il banchiere che a un certo punto impazziva e si rubava i soldi dei clienti. Oggi non è più possibile. Ecco, sì, e quindi Bitcoin nasce con l'obiettivo di dire: non, perché fidarci? Cioè, ci fidiamo, però magari potrebbe anche succedere che ogni tanto qualcuno sbaglia, però quando si sbaglia si perde tutto, insomma. Però anche Bitcoin, nella maggior parte dei casi, viene acquistato attraverso piattaforme centralizzate, gli exchange, come tu ricordavi FTX. Io ricordavo lo sfortunato caso di The Rock Trading in Italia, ma ce ne sono tantissimi. In quel caso c'è, diciamo, non c'è più, cioè Bitcoin non c'entra nulla, nel senso è un asset che viene venduto da un qualcuno centralizzato, e quindi sostanzialmente ci si deve fidare nel momento in cui, perlomeno nel momento in cui si acquista questo asset, prima di poi eventualmente trasferirlo nel proprio portafoglio, quindi digitale, quindi di cui si è totalmente responsabile, e lì se si perde la password si perde tutto. Questo è l'altro lato della medaglia di questa tecnologia. Ma se nel momento in cui si resta in ambito centralizzato, ci si deve fidare di quell'exchange, tra virgolette, che non faccia quello che tu hai detto, quello che ha fatto FTX, che ha praticamente fatto commistione tra i fondi dei clienti e i propri investimenti, eccetera eccetera. E però in questo caso bisogna distinguere anche qui: non è che FTX sia fallito, non è colpa del protocollo Bitcoin o di Bitcoin, è colpa di chi in quel momento gestiva questo exchange centralizzato, che tra le altre cose vendeva anche Bitcoin, che in un ambiente di far west regolamentare ha sbracato e ha fatto perdere tanti soldi investiti in un asset decentralizzato, ma custodito all'interno di un exchange centralizzato, a ignari o diciamo investitori, diciamo, non proprio consapevoli di quello che stessero facendo. Magari finisce poi per perdere soldi sempre chi lo fa senza sapere cosa sta facendo, e quindi, perché chi magari investe tranquillamente in Bitcoin magari poi non li lascia negli exchange centralizzati. No, il consiglio è di non lasciarli là, sicuramente, assolutamente no. Oppure c'è la strada degli ETP, degli ETF, laddove presenti, in cui non c'è questo tema. Senti, ti volevo fare la domanda, se dici la tua sulla differenza fra le criptovalute come Bitcoin e le altre, Ethereum e le altre shitcoin, e le CBDC. Qual è secondo te questa differenza? E anche le stable coin, che qualcuno le confonde, insomma, se le separiamo facilmente in queste tre grandi categorie.
Sì, allora, le stablecoin sono sostanzialmente delle token, delle criptovalute che sostanzialmente replicano l'andamento del prezzo di dollaro, euro, delle valute fiat, e hanno una funzione importante nel mondo cripto, perché quando appunto consentono una maggiore liquidità degli scambi, perché una cosa è scambiare bitcoin con euro o dollari, magari è più semplice scambiare bitcoin con l'equivalente di, diciamo, cripto del dollaro, che potrebbe essere USDT, Tether, ce ne sono varie. Le stablecoin sono, diciamo, dei token ospitati da altre blockchain, quindi per esempio Tether, la più importante, gira sulla blockchain di Ethereum. Questo è giusto per dire la differenza tra token e criptovalute native. Cioè, una criptovaluta nativa è quella che gira nella sua blockchain, come Bitcoin è la criptovaluta della blockchain di Bitcoin, mentre le stablecoin, diciamo, vengono ospitate da altre autostrade, da altre blockchain. La più importante è ospitata da Ethereum, che è la blockchain che ospita la maggior parte dei token esistenti al mondo, anche quelli che non hanno alcun valore. Questo giusto per dare una definizione di comunque stablecoin. Bitcoin abbiamo parlato, decentralizzata, eccetera, eccetera. Le valute delle banche centrali digitali, le CBDC, che qualora prendano piede, se ne parla, vengono rimandate, ma forse probabilmente prima o poi prenderanno piede, sono sostanzialmente la versione potenziata digitale delle attuali valute fiat, con, diciamo, probabilmente una minore privacy, tra virgolette, per noi cittadini, perché a quel punto tutto verrebbe tracciato, e quindi nel momento in cui si compra un caffè in determinato bar pagato in CDBC, e chiaramente si lascerebbe traccia del gesto di averlo fatto, mentre adesso se vado comunque in un bar e pago magari con i contanti, diciamo, tecnicamente nessuno sa che ho comprato quel caffè in quel giorno. Certo, l'ho pagato con contanti regolarmente prelevati dal mio conto, quindi è tutto in regola, però diciamo non c'è la traccia del comportamento, mentre le CDBC lasciano traccia anche dei comportamenti, così come viene lasciata traccia oggi nel momento in cui pago magari col bancomat, con Satispay, eccetera, eccetera, con i vari strumenti digitali. Quindi, però, anche qui Bitcoin è decentralizzato, le CDBC sono centralizzate. Quindi torniamo al discorso precedente: ha senso metterle in confronto, dire che l'una sconfiggerà l'altra? A mio avviso, sono cose completamente diverse. Sono due cose diverse, così come oggi è diverso Bitcoin con gli euro, completamente diversi. Le CDBC sono degli euro, diciamo, che utilizzano parte della tecnologia di Bitcoin per quanto riguarda la blockchain, eccetera, eccetera, per potenziare un qualcosa che comunque è centralizzato, e tale resterà perché è la sua natura. Quindi non le vedo in conflitto. Più che altro il tema delle CDBC va affrontato per quanto riguarda gli aspetti legati alla privacy e dei comportamenti della spesa dei consumatori, ed è un tema che va affrontato, a mio avviso va spiegato, ed è giusto che, diciamo, eventualmente se vengono spiegate per come sono, prendano la loro strada, ma non le vedo comunque in conflitto con Bitcoin. Potenzialmente le vedo in conflitto invece con le stablecoin, perché le stablecoin sono sostanzialmente, appunto, replicano l'andamento delle valute di fiat, e quindi magari una banca centrale potrebbe poi, dopo un po', se esiste la CDBC, potrebbe magari essere contraria potenzialmente a qualcosa di privato che replichi il valore di qualcosa che appartiene, tra virgolette, che è nella sua orbita di controllo. Quindi stablecoin e CDBC le vedo più in conflitto che certamente CDBC e Bitcoin, perché sono cose completamente diverse. Lo sai che c'è qualcuno che, a proposito delle CBDC e le stable,
pensa che lo Stato americano possa adottare Circle o Tether come CBDC diciamo nazionale, perché già il network esiste, funziona molto bene, potrebbero decidere di adottarla e invece di fare tutto l'implementazione del dollaro, diciamo come se fosse il dollaro CBDC, usare, nazionalizzare tra parentesi, comprarsi o non so che, se usarlo come distributore quello che già esiste, perché funziona molto bene come hai detto te in questo momento. Cioè qualcuno dice che potrebbe succedere questo. Sì, cioè, se parliamo di tecnologia, è chiaro, se questa tecnologia viene valutata e apprezzata e ritenuta affidabile, magari consentirebbe un efficientamento di tempi e costi, diciamo, appoggiarsi a un qualcosa che è stato già testato, eccetera. E quindi non lo escludo, chiaramente. Però appunto capisci che qui stiamo parlando di moneta e tecnologia, quindi questi due grandi elementi convergono continuamente ed ecco perché vanno studiate queste cose, perché appunto sono affascinanti, ma nel momento in cui la tecnologia si espone a delle vulnerabilità anche molto controversi. Senti, stiamo in chiusura, ti faccio quelle due o tre domande, affermazioni che quelle che vogliono distruggere il Bitcoin. Ritorniamo sul discorso Bitcoin. Allora, la prima: consuma troppo, perché ricordiamo che il Bitcoin si fonda sul consumo di energia ed è proof of work, cioè la prova di lavoro che consuma molta energia, perché per minare, come hai detto tu, vengono impiegati dei grandi computer che consumano tanta energia e che quindi il Bitcoin ne consuma tanta e qualcuno dice che la spreca. Però voglio dire una cosa, secondo me, poi mi dici se sei d'accordo, il fatto che ha un valore deriva proprio dal consumo di energia, perché tutte le nostre attività, più le attività consumano energia, più valgono. Quelle che non consumano nulla o quasi nulla sono quelle che valgono meno di tutte. Ma vogliamo sfatare questo mito del consumo di energia del Bitcoin ancora un'altra volta? Quanta ne consuma in effetti? Sì, allora, Bitcoin per essere candidato a oro digitale deve girare, a mio avviso, con il sistema di validazione che tu hai chiamato proof of work, dove i minatori per chiaramente autorizzare le transazioni devono sfidarsi nel risolvere complicati calcoli matematici e chiaramente più c'è questa competizione, più è necessario spendere energia per risolvere questi calcoli matematici e quindi però è proprio la base del funzionamento del protocollo che dà poi alla fine a chi è riuscito ad arrivare prima del tempo alla soluzione, dà la possibilità di autorizzare le transazioni e quindi dal punto di vista della blockchain non c'è anche il tema della falsificazione delle transazioni, quindi è una tecnologia di crittografia asimmetrica che consente appunto a chi arriva per primo di risolvere il problema, ma a tutti quegli altri che sono arrivati in ritardo di verificare istantaneamente che quella soluzione sia vera e quindi che quella transazione, quel blocco di transazioni che viene poi aggiunto alla blockchain, che è una catena di blocchi di transazioni infinita che prosegue nel tempo, di essere quindi validata, e quindi non c'è il tema della falsificazione, della doppia spesa che ci può essere magari in altri ambienti. Quindi questo è il modo con cui funziona Bitcoin, e se funzionasse con un altro sistema non sarebbe più, diciamo, tale e perderebbe le caratteristiche di oro digitale potenziale. Questo è il primo passo, perché poi c'è chi dice ma Ethereum è passato alla proof of stake, che è un altro sistema di validazione dove non c'è più il lavoro, non c'è più il consumo energetico, ma c'è una sorta di sorteggio tra chi mette in stake, cioè blocca, vincola i propri Ethereum nel network. Vito, lasciamo perdere, le critiche su questa cosa sono molteplici, quindi diciamo, ma è il consumo di energia che è la critica principale, che una delle critiche principali viene posta al Bitcoin, no? No, il primo passo è spiegare perché Bitcoin, per funzionare, per essere questo asset, deve consumare energia. Esatto. Il secondo passo è però spiegare che energia viene utilizzata, perché è chiaro che se utilizziamo l'energia a carbon fossile
abbiamo impatti ambientali non indifferenti, ma se utilizziamo energia rinnovabile l'impatto ambientale va ad essere potenzialmente nullo. E quindi, dato che i miner di Bitcoin, che ormai non si può più minare da casa come all'inizio, ci mettevamo con un computer e risolvevamo l'algoritmo da casa, ma sono delle grandi aziende anche quotate al Nasdaq, ci sono delle aziende importanti quotate al Nasdaq che fanno questo modello di business, comunque sono grandi aziende con grandi server eccetera eccetera. Sostanzialmente, dato che sono delle aziende e come tali ambiscono a ridurre i costi, una delle prime cose che fanno le aziende di mining è quella di cercare di utilizzare le energie rinnovabili, non tanto perché per non inquinare l'ambiente, ma perché gli costa meno. Banalmente, Bitcoin infatti utilizza molto il concetto di avidità, da molto per scontato il concetto di avidità dell'uomo, di teoria dei giochi, cioè funziona non perché l'uomo è bravo, ma perché proprio perché l'uomo, diciamo, è avido potenzialmente, però alla fine questa sua avidità porta il network a funzionare in modo più efficiente sostanzialmente. Quindi da già per scontato Satoshi Nakamoto, chi per lui, ha dato già per scontato che l'uomo, diciamo, non è un po' furbetto, comunque diciamo non ha totalmente la coscienza a posto quando si tratta di business e di moneta, e quindi l'ha già messo in preventivo. Quindi il consumo energetico sta andando verso il rinnovabile e quindi tendenzialmente Bitcoin avrà sempre più impatti neutrali nell'ambiente. Un altro aspetto importante è il tema dell'energia che viene distrutta, perché uno dei veri problemi dell'energia è la trasportabilità, altrimenti metteremo impianti fotovoltaici nel Sahara e questi basterebbero per ricavare l'energia per tutto il mondo. Il problema è che dal Sahara non la puoi trasportare dove siamo in questo momento noi. Quindi la maggior parte dell'energia che viene prodotta viene buttata. È per questo che ad esempio il presidente di El Salvador, che è quel paese noto per aver introdotto Bitcoin come moneta a corso legale insieme al dollaro, sostanzialmente mina Bitcoin attraverso utilizzando l'energia dei vulcani. È un paese pieno di vulcani, ci sono delle centrali geotermiche, e allora praticamente la centrale geotermica produce l'energia necessaria per il paese, ma ne produce talmente tanta che molta la butta, perché non potrebbe trasportarla in Italia, non arriverebbe. E quindi sostanzialmente molta energia viene buttata. Mentre, cosa ha detto il presidente del Salvador? Se questa energia, che a posto di buttarla, la convogliamo nel processo di mining di Bitcoin, trasformiamo qualcosa che non ha valore in qualcosa a cui il mercato, $30,000 per uno, oggi attribuisce valore. Quindi in questo caso creiamo valore dal nulla, tra virgolette. Altro punto importante. Parlando di energia, un'altra cosa importante da capire è, a mio avviso, cambiare il lessico tra consumo e spreco, perché anche i sistemi di pagamento centralizzati, il sistema bancario, eccetera, eccetera, parlavamo prima delle carte di credito e tutto, eccetera, sono dei network per il cui funzionamento hanno bisogno di consumare energia. Cioè, quanti palazzi, quanti uffici, nel mondo il sistema finanziario tradizionale, eccetera, eccetera. Quindi è un network rispettato, utilizzato, che consuma energia. Bitcoin, nel momento in cui gli diamo valore come network, gli diciamo che non ha, cioè usciamo dallo schema Warren Buffett, Bitcoin non vale nulla, e per noi, dopo averlo studiato, magari vale qualcosa come network, a quel punto non possiamo più usare la parola spreca, ma consuma, cioè è l'energia necessaria al network per stare in piedi. E quindi se gli diamo valore già dobbiamo togliere la parola spreco, perché lo spreco è quando tu, diciamo, qualcosa è fatta da qualcosa che non ha valore. Chi dice che Bitcoin non ha valore, è giusto che utilizzi ancora il termine spreco.
chi, dopo averlo studiato, immagina che questo network comunque un valore ce l'abbia o ce lo possa avere nel tempo, deve passare al termine consuma. E il termine consuma sta lentamente, ma anche inesorabilmente, virando verso le rinnovabili e quindi verso l'impatto zero. Quindi fra un po' di tempo potremo dire che Bitcoin consuma tot energia per stare in piedi, ma che l'impatto di questa energia nell'ambiente è a livello di inquinamento zero. L'altra grande, grazie per la spiegazione che condivido in pieno, e poi l'ultima, tanto per dare una chicchetta di così, c'è qualcuno che ha detto che le spiette, quelle rosse che stanno sotto i televisori, sotto gli elettrodomestici nel Nord America, sprecano e non consumano la stessa quantità di energia che serve per al Bitcoin per funzionare. Quindi diciamo, allora questo concetto, allora oppure l'energia che consumiamo per i condizionatori d'aria, allora pure quelli sono uno spreco, rimaniamo al caldo. Cioè bisogna un attimo contestualizzare queste affermazioni. L'altra affermazione che usano per combattere il Bitcoin è che viene usato per truffe o riciclaggio di denaro, no? Per ricatti, per cose del genere. Vuoi un attimo contestualizzarla rispetto alla valuta fiat normale? Diciamo valuta fiat, facciamo sempre riferimento all'euro, al dollaro. Sì, allora i calcoli, diciamo, che vengono fatti dalle autorità indicano che le cripto, cioè il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute rispetto a quello fatto in generale nel mondo è dello 0,8%, se non vado errato, a livello di quantitativo di denaro. Quindi stiamo parlando comunque di un qualcosa di molto molto piccolo a livello aggregato di criptovalute. Ci sono delle criptovalute che hanno proprio la caratteristica di essere, si chiamano privacy coin, dove sostanzialmente le transazioni sono diciamo difficili da andare a tracciare, mentre una delle caratteristiche di Bitcoin, della blockchain di Bitcoin, è la trasparenza. Esatto, perché Vito, diciamolo, molti pensano che il Bitcoin sia anonimo. Assolutissimamente no, e con esso la maggior parte delle cripto. C'è stato un caso di persone che avevano rubato dei Bitcoin 10 anni fa, che tracciandoli nel tempo li hanno arrestati dopo 10 anni che avevano rubato questi Bitcoin. E quindi, perché poi non è che te li rubi e poi li vai a spendere e nessuno se ne accorge, hanno una cifratura, cioè viene, c'è tutta la storia dietro, tu puoi capire non chi è ma da dove arriva, e quindi se poi alla fine lo usi e quel Bitcoin era quello reveniente da un furto, vuol dire che tu sei rubato te, cioè questo è. Esattamente, tu hai detto bene, perché la tecnologia Bitcoin è una tecnologia in realtà pseudonima, cioè nel senso non è anonima, perché si lasciano delle tracce indelebili e per sempre nella blockchain. Cioè il punto di forza è la trasparenza. L'unica cosa è che non c'è il mio nome o il tuo nome se ci facciamo una transazione, ma c'è i nostri address, una sorta di IBAN della blockchain, che vengono identificati. Ma allo stesso tempo le tecnologie attuali utilizzate anche dall'FBI eccetera eccetera consentono di andare a risalire a indirizzi tra virgolette sospetti che fanno delle operazioni malevole, e a quel punto il bottino tra virgolette non può uscire, non viene più, come dicevi tu, non esce dalla blockchain, nel senso viene messo come una sorta di marchio negativo, che chi va a incassare tra virgolette quel bottino di quella transazione esso stesso si va a macchiare. Quindi il fatto stesso che sia tutto trasparente, seppur in forma pseudonima, quindi con questi IBAN e questi address, ma unendo la tecnologia appunto delle autorità di controllo, chiaramente questo può disincentivare gli impostori dall'utilizzarla, tanto che abbiamo quelle percentuali 0,8% del totale rispetto al totale di denaro utilizzato riciclando. Purtroppo, dobbiamo dirlo, la maggior parte delle truffe, dei riciclaggi eccetera eccetera si fa con le valute fiat, si è sempre fatta e si continuerà a fare. Se io fossi un ladro ci penserei due volte prima di andare a
utilizzare una blockchain trasparente quale quella di Bitcoin, dove poi comunque inevitabilmente lascio le mie tracce. Sì, è molto più facile utilizzare i contanti euro, dollari o qualsiasi altro contante. Infatti nel mondo la quantità di truffo, riciclaggio viene fatta quasi sempre con queste valute qua, con il dollari o euro, non viene fatta con le cripto. Cioè, le statistiche e i numeri dicono questo. Conoscendo la tecnologia è chiaro che appunto si lascerebbe comunque una traccia. È vero anche che inizialmente nei primi anni, magari quando nessuno andava a scandagliare la blockchain, i primi siti eccetera eccetera, dove vendevano prodotti illegali eccetera eccetera, magari utilizzavano Bitcoin come forma di pagamento, ma è anche un discorso poi di quante persone guardano la blockchain. Se questa blockchain non viene guardata da nessuno, 10 anni fa è chiaro, magari gli inesperti potevano utilizzarla come anche veicolo di illeciti, ma più persone la guardano, più diventa luccicante, trasparente, e quindi chiaramente questo disincentiva gli stessi impostori dall'utilizzarla. È una cosa abbastanza scontata, ma anche qui per arrivare a questo concetto bisogna studiare cos'è la blockchain, come funziona, il concetto di pseudonimo rispetto ad anonimo, e quindi è chiaro. Ecco perché poi, una volta che la si studia, molti dei pregiudizi di cui abbiamo parlato oggi, dal consumo al riciclaggio eccetera eccetera, finiscono poi un po' per cadere, diciamo, però richiede studio e anche predisposizione allo studio e apertura mentale, perché se si hanno i propri bias, i propri pregiudizi, non si riesce poi a, diciamo, a comprendere il perché molto spesso ci viene raccontato un qualcosa che poi non corrisponde ai fatti. Senti Vito, intanto grazie, abbiamo affrontato un po' i temi base del Bitcoin e delle cripto e cercato di sfatare, di dare informazioni su questa cosa qua, che secondo me è importantissima, perché come abbiamo detto prima di pensare di investirci per cupidigia, studiatelo. Studiate il Bitcoin, studiate le cripto, capite perché, per come, per cosa, e poi magari fate un pensiero di quanto del vostro patrimonio potete dedicarci e parlate con un consulente finanziario in merito a questa cosa. Questa è la cosa fondamentale. Ricordo, prima di salutarci, a tutti quanti che possono andare sul mio sito e scaricarsi il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare su www.alfonsoselva.it. È un libro semplice dove c'è anche una parte dedicata al Bitcoin, molto semplice, molto più semplice di quello che abbiamo detto, per capire un po' le basi dei vari investimenti. Poi chiaramente, se sei un super nerd, un super interessato al Bitcoin e cripto, segui il podcast di Vito Lops Crypto, lo trovi su tutte le principali piattaforme di podcast. Non so se è anche un video, se è anche i video di cripto. No, diciamo, è solo podcast cripto scritto con la I all'italiana. Abbiamo scelto di non scriverlo con la Y proprio per italianizzare la divulgazione, e adesso tra l'altro abbiamo registrato dallo scorso ottobre molte puntate. Ci prendiamo una piccola pausa estiva, poi torniamo a settembre, ma consiglio in questa pausa estiva di andarsi ad ascoltare un po' tutte le puntate, perché nascono come pillole di educazione finanziaria. Tutti questi concetti che abbiamo detto vengono trattati nel dettaglio puntata per puntata, quindi è un podcast poco agganciato tra virgolette alla cronaca, quindi nel senso c'è la cronaca ma c'è anche tanto cassetto, tanta educazione finanziaria / tutorial, quindi ascoltare le puntate già tra virgolette trasmesse può aiutare proprio a comprendere per chi vuole appassionarsi e comunque studiare questo mondo. Anche qui sul mio podcast trovi tante puntate nel passato dove ho intervistato personaggi molto importanti, qualcuna l'ho fatta io nella mia umiltà, che non sono appunto un super esperto, però da voi imparo tantissimo, quindi ti saluto Vito, grazie di aver partecipato, grazie a te, grazie al Sole 24 Ore che fa queste iniziative molto molto interessanti anche per noi del settore, e grazie dell'invito e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, ciao.